Oggi cominciamo un nuovo argomento come teoria, parliamo delle curve e integrali curviline, o almeno quelli che poi in fisica chiamate integrali curviline di prima specie. E poi più tardi faremo anche esercizi sia sulle curve ma anche sugli argomenti precedenti. Comunque, che cos'è una curva? Una curva è un'applicazione phi da un intervallo a b a valori neri. Quindi è un'applicazione da un intervallo della retta reale, prova a chiudere un po', vedi un po' che stanno a fare. Si spera che finisca, ma riparto. Tanto poi ce lo dica Jacovì. Ok, allora dicevo, oggi iniziamo un nuovo argomento, curve. Che cos'è una curva? Una curva è un'applicazione phi da un intervallo chiuso a b della retta reale a valori n. Quindi in questo caso abbiamo un'unica variabile, però il codominio ha n variabili, quindi phi di t è un vettore, è phi con 1 di t, phi con n. Ok? Che appunto appartiene a R. La variabile in genere si indica con t per ricordare, diciamo, la legge oraria. Una curva a valori in R3, spesso uno spazio ordinario, t è il tempo e phi di t o x di t in quel caso è la posizione occupata al tempo t. Cosa pretendiamo da una curva come regolarità? La regolarità minima è che sia continua. Più spesso noi vorremmo che sia di classe 5. Questo dipenderà dalle situazioni. Questo in genere lo pretendiamo perché diciamo, se quella indica una posizione occupata al tempo t, noi non possiamo pensare di un teletrasporto o di salti temporali, per cui diciamo, il movimento deve essere continuo. E quindi questo ci semplifica molte cose. Più ancora, noi pretenderemo che le curve siano almeno di classe C1, almeno per fare tutta una serie di teoremi. Dopodiché, se la curva è di classe C1, chi è lo jacobiano dell'applicazione? Lo jacobiano dell'applicazione in questo caso è semplicemente quello che si chiama il vettore tangente che non è normalizzato, quando sarà diviso per la sua norma diventerà il versore tangente all'istante t, chi è semplicemente del t1 di t in dt e tn di t in dt. Quindi noi abbiamo n funzioni componenti e una sola variabile, quindi questi sono tutti di dritto, cioè c'è un'unica variabile rispetto alla quale derivare. Noi deriviamo rispetto a questa variabile e le derivate all'istante t le chiamiamo così. Quindi questo è un vettore, pure questo sta in R. Allora, questo però lo possiamo fare se phi è, diciamo, le componenti di phi sono almeno derivabili, quindi se sono C1 sicuramente lo possiamo fare, se è solo C0 in generale non lo possiamo fare. Però prima di dire questo andiamo a dire chi è il sostegno. Si chiama definizione, si dice sostegno
della curva phi, semplicemente phi di AB. Quindi l'immagine si chiama sostegno. Vedremo più avanti che sotto certe ipotesi una curva può essere identificata soltanto dal sostegno, ma non è questo il caso in generale, perché una curva è l'applicazione, sarebbe come confondere l'applicazione con l'immagine dell'applicazione. Questo non è corretto. Anche perché noi possiamo avere curve assolutamente diverse che, diciamo, hanno lo stesso sostegno. Per esempio, io ogni giorno lavorativo che devo venire all'università percorro la strada che va da Formia a Cassino. Se descrivo x di t la posizione al tempo t, t è l'intervallo di tempo, a è l'ora di partenza, b è l'ora di arrivo, e io avrò che ogni giorno percorro sempre lo stesso sostegno. Quindi l'immagine della curva sarà sempre la stessa, perché sarà il tratto di strada che va da Formia a Cassino. In genere faccio sempre la stessa strada, a meno che un giorno non ci sia una deviazione. Però questo, diciamo, non vuol dire che, per esempio, ci metta sempre lo stesso tempo. Un giorno ci posso mettere 40 minuti, un giorno ce ne posso mettere 50. E poi posso passare per un determinato posto un po' prima, un po' dopo. Quindi è chiaro che non posso confondere la curva con il sostegno. Il sostegno è soltanto l'immagine. Ok? Poi, una cosa uno potrebbe dire: ogni giorno che io vado da Formia a Cassino, alla fine, dalla partenza all'arrivo, avrò percorso la stessa lunghezza. Anche qui non è così vero, perché, per esempio, se a un certo punto io sto a mezza strada, mi ricordo che mi sono dimenticato qualcosa di importante e devo tornare indietro, allora non è vero più, ma perché ho chiaramente tornando indietro a lungo. Però se, diciamo, io non torno indietro, quindi percorro questo sostegno una sola volta, è ragionevole presupporre che non è che la lunghezza del percorso cambi, no? Quindi ogni giorno io, per andare da Formia a Cassino, percorro sempre 42 km, per esempio. Ok? E vedremo come poi questo si collega. Allora, cominciamo a dire che cos'è una curva semplice. Allora, l'idea di una curva semplice è quella che io percorro il sostegno una sola volta. Diciamo che un modo per percorrere il sostegno una sola volta è che la curva, che l'applicazione sia iniettiva. Questo è un modo sicuro. Però non ci piace questa definizione, la vogliamo generalizzare un po'. Per quale motivo? Perché se io vado da Formia a Cassino, è chiaro, diciamo, semplice vorrà dire iniettiva. Se però, diciamo, ci sta un'altra situazione che vorrei contemplare, che è quella di un circuito chiuso. Allora, percorrere il circuito una sola volta significa tornare al punto di partenza, ok? E questa situazione io la voglio contemplare, perché vabbè, la funzione non sarà iniettiva, perché phi di A e phi di B coincideranno. Però sostanzialmente io il circuito ho percorso una sola volta. Non è che il fatto che soltanto nel punto di partenza e nel punto di arrivo l'immagine sia la stessa, che questo cambia qualche cosa. Allora, diciamo, come però intanto si può definizione? Phi
si dice semplice se solo se per definizione phi di t1 uguale phi di t2 se solo se t1 uguale a e t2 uguale b, oppure t1 uguale b, oppure t1 uguale b e t2 uguale a. Quindi una curva si dice semplice quando può essere non iniettiva solo sulle coppie di estremi. Ok. No, qualcuno potrebbe pensare, dice vabbè, ma basta dire che è iniettiva sulla parte interna di AB. Non è esattamente la stessa cosa, perché posso fare un esempio in cui qui c'è AB, qui c'è φ, l'immagine sta in R2, allora se io ho una, allora, questo è φ di A e questo è φ di B, allora vedete che la curva fa questa specie di cappio, ma φ di B è uguale a φ di T, dove T è compreso strettamente da R. In questa situazione, se io dico che φ deve essere iniettiva solo sulla parte interna, φ è iniettiva sulla parte interna, perché se ci trovo A e B, sugli altri punti φ è iniettiva. Ma per evitare questo tipo di situazione, io questo tipo di situazione la voglio evitare, perché non è la situazione che volevo descrivere prima, cioè quella di un circuito chiuso. Quindi devo essere più preciso. Se voglio essere più preciso, devo dire che quando φ di t1 è uguale a φ di t2, quando solo in questa situazione, cioè o t1 uguale ad A e t2 uguale a B, o t1 uguale a B e t2 uguale ad A. Perché contemplo entrambe le situazioni? Perché io che ne so se la curva, cioè io un percorso lo posso percorrere in senso inverso. Per esempio, io la mattina vengo da Formia a Cassino e la sera vado da Cassino a Formia, cioè poco da fare. Chiaro? Allora andiamo a vedere qualche esempio. Primo esempio di curva, è semplicemente, lo conosciamo da analisi 2, che in analisi 2 noi abbiamo fatto l'equazione parametrica della retta. Se io prendo due punti in Rn, e prendo tp più 1 meno tq per t appartenente a 0, 1. Allora, faccio il disegno in R2. Questo è p, questo è q. Questo è f di t. Allora, punto numero uno, chi è il sostegno? Se ci fate caso, quando t è uguale a 0 siamo nel punto q, quando t è uguale a 1 siamo nel punto p, e è facile diciamo controllare, per esempio almeno in R2 è facilissimo controllare che diciamo questi punti stanno sulla retta congiungente. Quindi in realtà, però, siccome percorriamo questa retta soltanto per t tra 0 e 1, in realtà stiamo percorrendo soltanto il segmento che va da q a p. Chiaro? Adesso, quindi questa è la, già lo sapevamo, da analisi 2, l'equazione parametrica del segmento. E quello quindi è il sostegno. Oh, adesso chi è defi? Defi di t, se lo andate a calcolare, vedete che è esattamente p meno p. È un mezzo, costante.
la lunghezza del segmento P. Diciamo questa qua, lunghezza di Q è uguale alla norma di P meno Q. Abbiamo un'idea, la distanza dei due punti, no? Ma questo lo possiamo anche scrivere come l'integrale tra 0 e 1 della norma di P meno Q in dt. Questa è una costante, l'integrale tra 0 e 1 in dt è uguale. Che potete far caso che non è altro che l'integrale tra 0 e 1 della norma di definiti. È un caso? Non è un caso, voi fisica l'avete fatta, no? Questo qua, il vettore tangente, non è altro che il vettore velocità. Questa è la velocità scalare e l'integrale della velocità scalare vi dà lo spazio che corso. Poi questo lo dimostriamo, cioè noi definiremo la lunghezza come l'integrale tra A e B e poi vedremo, faremo un teorema che questa lunghezza ha un significato geometrico ben preciso. Ok, andiamo a vedere un altro esempio di curva. Prima di vedere un altro esempio di curva andiamo a dire, ma guarda, io perché non prendiamo phi di t uguale t quadro p più 1 meno t quadro q, sempre per t appartenente a 0, 1. Allora, chi è il sostegno di quest'altra, che chiamiamola psi, così, siccome siamo all'interno dello stesso esempio, chiamiamola con un altro nome. Chi è il sostegno di questa curva? Lo stesso di prima. Non è cambiato nulla, perché guardate che è cambiato semplicemente, a livello di sostegno non è cambiato nulla, è cambiato però, per esempio, quando io qua ho t uguale a un mezzo, sto nel punto medio, passo nel punto medio. E qua quando ci passo? Non quando t è uguale a un mezzo, ma quando t è uguale a 1 su radial 2. Qua viene un mezzo e qua pure viene un mezzo. Cioè la cosa importante è che questi due numeri sommano a 1 per dire che il sostegno è lo stesso. Questa è una questo punto qua è una combinazione convessa di P e Q, che è cioè il segmento che congiunge. Quindi il sostegno è esattamente lo stesso. Quando t è uguale a 0 sto ancora in Q, quando t è uguale a 1 sto di nuovo in P e percorro questo sostegno da Q verso P, nel senso che se la T cresce sto andando da Q verso P, l'immagine si sta spostando da Q verso P. Ah, mi aspetto che chi è? Allora andiamo a vedere chi è d psi dt. D psi dt, se lo andate a calcolare, non è altro che 2t volte p meno p. Io praticamente ho preso questo e l'ho derivato rispetto a t come se, però diciamo in realtà lo dovrei fare componente per componente, vedo che viene 2t pi con 1 meno q con 1, però insomma, poi capisco in fretta come si fa. Adesso, chi è la norma di d psi di t? Questo è uguale a 2t, t è positivo, non negativo, è uguale a 2t per la norma di pi meno q. E adesso se voglio integrare tra 0 e 1 d psi di t in dt, che mi viene? Mi viene norma di p meno q, una costante che posso portare fuori, mi viene integrare tra 0 e 1 di 2t in dt e quindi mi viene d
di nuovo la norma di P-Q. Che è una cosa che mi aspetto, perché semplicemente questo mi dice che io ho percorso questo sostegno con delle velocità diverse. All'inizio la velocità è più bassa, vedete la velocità scalare, insomma la norma del vettore tangente è piccola, perché è moltiplicata per 2t, t vicino a 0 è piccola, e alla fine è il doppio di quello. Ok? Però io non mi aspetto che un percorso, se lo percorro una volta sola, cambi di lunghezza solo se, diciamo, io percorro la curva, percorro il sostegno in maniera diversa. Ok? E va bene. Quindi questo esempio già ci chiarisce qualcosina. Andiamo a vedere un altro. Dove sta? Andiamo a vedere un altro. Chi è il sostegno questa volta? Questa volta il sostegno, prima una cosa che ho dimenticato di dire è che quando io facevo il vettore tangente, era diretto esattamente lungo il segmento. Era diretto in lungo il segmento, andava da Q verso P, perché era P meno Q. E se io lo applico nel punto Φ di T, ottengo un vettore fatto così. In entrambi i casi, l'unica differenza è che, mentre nel primo caso la lunghezza di questo vettore era costante, cioè la velocità scalare era costante, nel secondo caso all'inizio questo vettore era nullo, dopo un poco era piccolo piccolo, e qua invece era più lungo, era il doppio di, ma la direzione era quella, chiaro? Quindi questo ci fa capire che in qualche modo e sotto certe ipotesi la direzione del vettore tangente è intrinseca, non dipende dalla curva ma soltanto da dove sto sul sostegno. Adesso lo vediamo meglio con l'esempio 2. Allora, questa è la curva Φ di t, seno di t. Qui ho x e y. Questo sarebbe x di t e questo sarebbe y di t. Come al solito qua dovrei mettere trasposto, nel senso che, diciamo, i vettori per noi sono verticali. Allora, come si fa a capire qual è il sostegno? Beh, non è difficile, perché se io prendo x di t e faccio x quadro di t più y quadro di t, questo fa 1, perché cosen quadro più sen quadro fa sempre 1. Ma chi sono i punti del piano che hanno x quadro più y quadro uguale a 1? Sono i punti, vabbè, il disegno non è venuto della circonferenza di centro origine di raggio 1. Uno dice, vabbè, io così hai dimostrato.
dimostrato che un punto dell'immagine appartiene alla circonferenza, puoi dimostrare anche il contrario. E certo, perché se io prendo un punto qui e chiamo T l'angolo irradianti, coseno di T, seno di T sono proprio le coordinate di questo punto, quindi l'immagine è tutta la circonferenza di centro origine e di raggiungimento. Non solo, ma se T uguale a 0, io parto dal punto 1, 0, sto percorrendo questa circonferenza in, vedremo poi quando parleremo di verso, in verso antiorario, e dove arrivo? Quando T uguale a doppio greco arrivo di nuovo nel punto 1, 0. Allora, chi è defi? Allora, defi di T è chiaramente uguale a meno seno di T coseno di T. Allora, se io lo vado ad applicare nel punto fi, cosa trovo? Trovo esattamente questo oggetto di lunghezza unitaria. In questo caso c'è la lunghezza unitaria, si vede da qua. La norma è il definitivo. Allora, se andate a calcolare, per esempio, in pi greco quarti, chi è? Meno radical 2 mezzi, radical 2 mezzi. Quindi vedete, meno più. E quindi vedete che funziona. Più o meno la stessa pi greco quarti. Per sfizio andiamo a fare l'integrale tra 0 e 2 pi greco della norma di defi di t. Siccome la norma di defi di t faceva 1, questo non è altro che 1 per 2 pi greco fa 2 pi greco. Quindi anche in questo caso effettivamente ho ottenuto quello che so essere la lunghezza della circonferenza. Va bene. E allora, proviamo anche qui a cambiare un po' la situazione. Prima di tutto, un modo di cambiare la situazione potrebbe essere quello di mettere qui 4 pi greco. In questo caso la mia lunghezza cambia, cioè non l'abbiamo ancora chiamata lunghezza, questo integrale cambia e fa 4 pi greco, non fa più 2 pi greco, però il sostegno è lo stesso di prima. Tuttavia c'è una particolarità: questa curva non è più semplice, cioè mentre prima avevo percorso un circuito chiuso una volta, stavolta che cosa ho fatto? Ho percorso sempre questo circuito, ma due volte. Che quando arrivo a 2 pi greco sto qua, da 2 pi greco a 4 pi greco faccio un altro giro. Allora è chiaro che se tu in pista fai due giri, percorri il doppio. Ora, c'è però un altro modo di modificare la situazione. Andiamo a fare per esempio coseno di t quadro seno di t quadro, t compreso tra 0 e la radice di 2 pi greco. Allora anche qui cambia defi di t, cambia la norma, x quadro più y quadro non cambia, fa sempre 1. Quindi da questo si deduce che l'immagine è la stessa. Poi quando t è compreso tra 0 e radice di 2 pi greco, t quadro è compreso tra 0 e 2 pi greco, e quindi effettivamente ho fatto un solo giro. Allora, come è fatto stavolta fi di t? Questo è meno 2t seno di t, e questo è più 2t coseno. Quindi stavolta la norma di defi
uguale a è uguale, allora io devo fare la radice quadrata di 4t quadro più per sen quadro di t più cosen quadro di t, e questo fa 2t, t è positivo, quindi non c'è bisogno del... Quindi cosa devo fare stavolta? Se voglio fare l'integrale tra 0 e radice di 2pi greco del defi di t, in questo caso mi viene l'integrale tra 0 e 2pi greco di 2t di t radice di 2pi greco. Ma se io adesso faccio la sostituzione y uguale t quadro, abbiamo dy uguale 2t dt, quindi questo è esattamente uguale all'integrale tra 0 e 2pi greco di y, che fa di 1 di y. Quindi, come vedete, quando vado a provo a cambiare un attimo la legge oraria, però percorrendo sempre lo stesso sostegno in maniera che la curva sia semplice, vedremo, non basterà che sia semplice, deve essere anche regolare a tratti, cioè almeno è sufficiente che sia regolare a tratti, ma questo non lo abbiamo ancora definito, la lunghezza percorsa non cambia. Oh, per noi la lunghezza percorsa, la lunghezza di una curva phi, questa è una definizione che riguarda le curve C1 per adesso. Poi vedremo come estendere questa definizione se la curva è soltanto C0, che è per definizione è l'integrale tra A e B della norma di definizione. Cioè, questa definizione ormai siamo sicuri che è ragionevole, perché in vabbè, io ho fatto solo 3 esempi, però se ne avessi fatti anche 20 o 30 avrei visto che coincide con quella che conosciamo geometricamente, ok? Coincide con quello che sapete dalla fisica, perché è l'integrale della velocità scalare rispetto al tempo, e quindi è una definizione ragionevole. Poi la definizione deve essere giustificata fino a un certo punto. Ok, va bene, allora adesso cosa vogliamo fare? Vogliamo dare un altro esempio per mettere in luce un primo problema che possiamo, un secondo problema, un primo problema già ce l'avevamo sulla definizione di curva semplice, no? Curva semplice noi è una curva che va da due punti, tra due punti diversi nel sostegno, in quel caso si chiama aperta, una curva si dice aperta, phi aperta, se phi di A è diverso da phi di B. Si dice chiusa, ovviamente, se phi di A è uguale a phi di B. Questo non c'entra niente con l'apertura e la chiusura topologica, questo c'entra con il fatto che questo, immaginando come fosse un laccetto, se il laccetto è aperto oppure un cappio. Va bene. Adesso andiamo a vedere un altro esempio. Allora, adesso andiamo a vedere t uguale t valore assoluto di t, t appartenente a meno 1. Allora, chi è defi di t? Innanzitutto defi di t per t è diverso da 0, perché defi di t è uguale a
se T è positivo. Chi è il sostegno? Allora, vedete che questa curva intanto non è C1, è C0 però. È continua perché le sue componenti sono continue. Chi è il sostegno di questa curva? Allora, quando parto da meno 1, il punto del sostegno corrispondente è meno 1, 1. All'inizio la curva è T meno T. T meno T vuol dire che Y è uguale a meno X, quindi mi sto muovendo sulla retta Y uguale a meno X, fino a 0. In 0 il punto del sostegno corrispondente è 0, 0. Da 0 fino a 1 la curva è TT, quindi diventa Y uguale X, e quindi sto andando, questo è il punto meno 1, 1. Quindi mi percorre il sostegno del grafico della funzione valore assoluto, compreso per la X, compresa per la meno 1. Ok? Va bene, allora uno come dice, vabbè, questa non è C1, non è C1, però qua si può sviluppare la cosa in due, ci sono due possibili osservazioni da poter fare. Un'osservazione è che se io voglio calcolare la lunghezza, lo posso sempre fare come prima, basta semplicemente che divido l'intervallo di tempo in due pezzi, da meno 1 a 0 e da 0 a 1. Per quale motivo? Su questi due pezzi la mia curva è C1, cioè T meno T è C1 e poi TT è C1, solo che la prima è C1 da meno 1 fino a 0, percorre questo pezzo qua. La seconda percorre questo pezzo qua, in questo caso diremo che la curva è C1 a tratti, cioè la mia curva è la, si dice, giusta posizione Φ1 di T fa T meno T con T appartenente a meno 1, 0. Φ2 di T uguale T, T con T appartenente a 0. Allora, cosa significa questo simbolo? Allora, quindi avete A1 B1 e A2 B2. Cosa significa questo simbolo? Questo simbolo significa che Φ di B1, Φ1 di B1 uguale Φ2 di A2, cioè dove è finito il primo inizia il secondo. Volendo possiamo fare anche in modo, in questo caso è già così, che B1 sia anche uguale ad A2. Perché cosa possiamo fare? Se non fosse, possiamo semplicemente fare una traslazione dei tempi. Questo è un altro, diciamo, invece di fare, quando io ho Φ di T, se io voglio cambiare, allora Φ di T per T compreso tra A e B, se vado a definire psi di t uguale fi di t più t0, però t lo faccio variare tra a meno t0 e b meno t0, è chiaro che queste due curve hanno lo stesso sostegno. Qui semplicemente le sto percorrendo praticamente. Quando vado a fare il versore tangente è lo stesso, però il fatto che sia valutato uno in t, un altro in t, meno t0. E in t più t0. Quindi sto semplicemente cambiando, ho fatto uno shift nel dominio in maniera tale da cambiare l'intervallo temporale, se lo vogliamo vedere comunque. Comunque, curva C1 a tratti, che significa? Che io percorro il mio sostegno con dei, divido il mio sostegno in pezzetti, ogni pezzetto lo percorro con una curva di classe C1, dove finisco
la prima curva, inizia la seconda, dove finisce la seconda inizia la terza. Chiaramente qua potremmo avere più di due pezzetti. Eventualmente, insomma, il concetto è chiaro, poi dopo eventualmente diamo una definizione formale. Qui però c'è da fare un'altra osservazione. Questa curva non è C1. Secondo voi ce la faccio a percorrerla con una curva di classe C1? Sì o no? A guardare di primo acchito uno direbbe no. Perché no? Qual è il problema? Di classe C1, non C1 a tratti, cioè io voglio che la funzione, che le componenti siano C1 su tutto AB. Ma se è C1 su tutto AB, uno direbbe devo passare il sostegno, c'ha un punto, come lo chiamiamo questo qua nel grafo? Punto angoloso. Quindi il sostegno deve passare un punto angoloso. Noi abbiamo visto che quando facevo il versore tangente era effettivamente tangente al, per esempio in questo caso è un grafico, deve essere tangente al grafico. E questo grafico qui, la tangente non ce l'ha. Però se ragioniamo più attentamente, la situazione non è impossibile. E faccio vedere qui. Andiamo a fare quest'altra curva qui. Allora, io ci metto, per esempio, T cubo e poi ci metto radice T, T alla 6, che praticamente sarebbe il valore assoluto di T cubo. Allora, quindi cosa mi viene? In 0 la funzione valore assoluto di t cubo fa così. Allora, questo è t cubo. Se questo faccio valore assoluto è vero che la devo ribaltare sopra, però se fate la derivata allora qua la derivata di t cubo c'era 3t quadro e faceva 0. Quando questa la ribaltate, la derivata sinistra diventa meno quella di prima, ma meno 0 sempre 0. Quindi o derivata destra o derivata sinistra sempre 0. Che vuol dire che la derivata ci sta pure in 0. Questa derivata in 0 quanto fa? T quadro fa 0, segno di t fa 0. Questa formula va bene anche in 0. Quindi la derivata è qui, diciamo il vettore tangente è quello lì. E questa è di classe C1, quindi. È C1 e percorre esattamente lo stesso sostegno. Perché se voi fate se t è minore di 0, cioè avete 3t quadro meno 3t quadro, che è un punto di questo segmento. Scusate, cioè avete t cubo, valore assoluto di t cubo, che è un punto di questo segmento. Quando t è tra 0 e 1, avete t cubo tra 0 e 1, che è un punto di quell'altro segmento. Quindi percorre esattamente lo stesso sostegno. Allora, come la mettiamo col fatto che il vettore tangente deve essere tangente? Qua diciamo è nullo, quindi mettiamola così,
Normalmente tu hai un vettore tangente, per esempio in R2, un vettore normale. Ma se questo è ortogonale a questo, se è nullo è ortogonale a quello che ti pare. Quindi anche se questo qui ha due vettori normali, il vettore nullo è ortogonale a tutti e due. Quindi mettiamola così. Non è una... funziona, questo è C1. In più, questo discorso ha un'interpretazione fisica ben precisa. Il discorso è: io voglio percorrere una strada con una curva a gomito. Allora, se tu percorri la strada con la curva a gomito e non azzeri la velocità quando fai, te ne vai per la tangente. Cioè, come fai a istantaneamente cambiare la direzione? Non puoi. Ma se quando arrivi qua la tua velocità è diventata nulla, anche se solo per un istante, tu in quell'istante sei libero di cambiare direzione e ripartire dall'altra parte. Nella realtà dei casi, cosa succede? Succede che il percorso che tu hai stradale ha una curva magari a gomito, si dice a gomito, ma non è un punto angoloso, è curvatura molto accentuata. Allora tu la devi rallentare, perché sennò veramente vai fuori strada. Ok? E più la curvatura è accentuata, più devi rallentare. Rallenti, giri la macchina e te ne riparti. Chiaro? Quindi si possono passare, diciamo, la morale di tutto questo è che si possono passare i punti angolosi con curve di classe C. È possibile. Naturalmente bisogna che lì, quando andiamo a passare il punto angoloso, il vettore tangente sia nullo. Più che vettore tangente, poi in generale è utile parlare di versore tangente, che è definiti sulla sua norma. Quindi diciamo che qui, in questo punto, allora, vedremo che il versore tangente, si può già immaginare, non dipende da come la percorro la curva, ma dipende soltanto da dove sto sul percorso. E qua però il problema è che il versore tangente qua non c'è. E questo infatti è giusto, perché diciamo, se ci fosse dovrebbero essere due. È chiaro? E quindi noi... cosa possiamo fare per, se vogliamo evitare una situazione del genere? Perché potremmo avere altre situazioni più complicate dove il versore tangente non ci sta o dove la curva ha. Per esempio, se il versore tangente non c'è, vuol dire che in quell'istante la mia velocità è nulla. Cioè io sono partito da Formia, sto venendo a Cassino, a un certo punto ho fermato la macchina, sono sceso, sono entrato al negozio, alla farmacia, quello che è. Ok? Allora, questa situazione io potrei volerla evitare. Non tanto evitare questa situazione in cui mi fermo per un istante, però vorrei evitare di considerare, perché se io mi fermo, là posso stare fermo un tempo, diciamo, indefinito, quindi non mi piace tanto. Lo posso evitare. Come lo posso evitare? Andando a definire quella che è una curva regolare. Allora, un'altra definizione. Phi, diciamo, phi è la solita curva da A a B a valori in Rn, si dice regolare se e solo se, per definizione. Allora, primo punto, phi è C1 di AB, e secondo punto abbiamo che definiti è maggiore di 0 per ogni T appartenente ad AB. Quindi in questo caso noi siamo sicuri che non ci siamo mai fermati. Non solo, siccome
questa qua è una funzione continua e l'intervallo è compatto, è chiuso, quindi è compatto, abbiamo che per Weiss c'è un minimo, questo minimo viene realizzato da qualche parte, sicuramente positivo, quindi c'è una velocità minima, ok? Non scendiamo mai al di sotto di una certa velocità. Come facciamo per recuperare questo tipo di situazione? Basta considerare curve regolari a tratti. Questa curva qua, quella di prima, era regolare a tratti. Era C1 sul primo tratto, C1 sul secondo tratto, il modulo di la norma di defi di T era radical 2 in entrambi i casi, quella di prima, non questa. Oh, quindi adesso per riassumere un attimo, poi facciamo una piccola pausa, quindi abbiamo introdotto le curve, queste curve hanno un analogo in fisica che è la legge oraria di un punto. Naturalmente questo analogo funziona fin quando il sostegno sta in R2 e in R3, e funziona meno se n è maggiore di 3, però dal punto di vista analitico a me mettere n uguale a 2, 3, 4 o 200 non fa nessuna differenza. Abbiamo definito il vettore tangente, poi il versore tangente, il vettore velocità, insomma, come lo volete chiamare, lo jacobiano di φ, che è il vettore delle derivate delle componenti di φ. Poi abbiamo definito il sostegno, abbiamo definito quando una curva è aperta o chiusa, quando è semplice, semplice significa si attaccano solo f di A e f di B, eventualmente, o è aperta oppure è chiusa ma si attaccano solo f di A e f di B e non è iniettiva tra nessun'altra coppia di punti. E poi abbiamo definito la lunghezza della curva per adesso come l'integrale del, almeno per le curve di classe C1, come l'integrale della norma di defi di T in dt. Vabbè, 5 minuti di pausa.